Dopo l'accoglienza di domenica pomeriggio con l'arrivo dei primi profughi a Imperia, prosegue il lavoro del volontariato imperiese per aiutare il popolo ucraino. Ce ne parla Matteo Lodi, uno degli organizzatori della raccolta che viene effettuata proprio nel capoluogo. Dunque, abbiamo creato una bella rete di cittadini semplici per aiutare chi è là sotto le bombe. Quindi il nostro appello principale è scrivermi con WhatsApp al nostro numero 335-6262-838 per dare la disponibilità di una stanza oppure una casa che rimane sfitta, non per tanto tempo, anche solo per una settimana, un mese, due mesi, c'è chi arriva fino a fine maggio, prima della stagione, perché intanto riusciamo a far venire qui le persone e quindi toglierle da problemi enormi che neanche qua ci immaginiamo. E una volta qua, poi quando la disponibilità dovesse finire, abbiamo altre case a staffetta per proseguire. Per noi, diciamo, la grande importanza della stampa e della comunicazione tutta è riuscire a trovare tra i cittadini i tanti che con buon cuore e tanta disponibilità finora hanno messo a disposizione più di 20 abitazioni. Inoltre ringraziamo quindi, oltre ai cittadini, anche le ditte come Carli, come Arimondo, che ci ha già promesso disponibilità, per i supermercati Conad, che ci daranno cibo, ci daranno vestiti, e quindi possiamo ospitare, in attesa che gli enti pubblici siano pronti, altre persone. Ad esempio, sono in partenza 6 pulmini da Modena. I pulmini da Modena vanno al confine Polonia e rientreranno in Italia. Ci hanno chiesto disponibilità di posti. Hanno capito che questo sistema di reti e di privati funziona e lo vogliono applicare anche a Modena. Però nel frattempo c'è bisogno di qualche casa in più, di qualche cittadino che abbia il cuore e la fiducia di ospitare persone veramente affidabili. Sono donne di ottima cultura e di ottima etica umana, che anzi si vorrebbero rendere di aiuto a chi le ospita, e nessuno di quelli che le ha ospitate ha avuto mai un problema, e gli altri, e poi con i loro figli e nipoti. Quindi la nostra richiesta è case o stanze, e poi se pensiamo noi al resto con i volontari, chiediamo anche tempo ai volontari che vogliono venire per trasportare le persone verso la farmacia, il palasalute, aiutare nelle pratiche burocratiche, giocare con i bambini, fargli fare sport. Abbiamo una palestra che ha offerto spazi per lo sport, maestre che possono seguire i bambini ai compiti, insegnargli l'italiano. Stiamo creando una rete un po' complessiva per aiutare sotto tutti i punti di vista. Magdalena è una dei tanti volontari imperiesi che in questi giorni hanno deciso di ospitare a casa loro, a casa della loro famiglia, comunque i profughi ucraini. Sì, per l'esattezza mia sorella, che ha comunque accolto nella sua casa di Ano Castello questa ragazza, Lucia, profuga dell'Ucraina, e io, vabbè, do una mano a livello proprio, cioè, limitato, perché comunque sia quando mia sorella per ragioni lavorative non può assistere la Lucia, allora viene da me. Però diciamo che Lucia vive ed è accolta da mia sorella Angela, insieme a suo marito Fulvio, e Francesco e Martina di Ano Castello. Come si trovano? Allora, penso che Lucia si trovi benissimo. Mia sorella è felice di aver potuto dare questa opportunità a questa ragazza, che quando è arrivata era veramente, aveva gli occhi terrorizzati, era veramente, è stata per due giorni praticamente a dormire, a riposarsi, perché continuava a dire che nella sua testa sentiva il rumore delle sirene, delle bombe, e quindi per lei è stata veramente un trauma, 14 giorni di trauma, di sofferenza. Lei racconta che abitava a Kiev e che per fortuna il suo appartamento non è stato bombardato per ora, almeno le notizie di oggi sono che il suo appartamento non è stato ancora bombardato, però ha fatto vedere delle immagini del cortile dove abitava lei, proprio con i cannoni che sparavano nelle case, e la prima cosa che lei diceva a mia sorella è stata, cercando di farsi capire il più possibile, io paura, bombe, la sirena. Quindi lei è tornata a casa e ha voluto riposarsi, e diciamo così, mia sorella avrebbe accolto
tutte le persone che sono arrivate col pullman quel giorno. Sono arrivata da Kiev, a Kiev ho lasciato tutta la mia vita, lì è rimasta il mio lavoro, la mia mamma, il mio ragazzo e tutto quello che avevo, tutta la mia vita. Ricordo il giorno quando è cominciata la guerra, eravamo dal mio ragazzo e io mi sono svegliata la mattina, guardo il telefono, 15 chiamate perse dalla mamma e ho capito che qualcosa non va. Ho cominciato a chiamarla ma non funzionava. Ho acceso la TV e dalla TV hanno detto che è cominciata la guerra. Sono entrata su Instagram per entrare su Instagram del presidente e ha annunciato che è cominciata la guerra. Ha raccolto le cose e è andata da mamma. Dalla mamma abbiamo preparato le valigie di cose più importanti e siamo andati nel bunker perché hanno cominciato ad accendere le sirene e hanno cominciato a sparare. E abbiamo dormito nel bunker. Il giorno dopo sono comparsi dei diversanti, dei russi. Li hanno uccisi, ma hanno deciso di non dormire più nel bunker perché è difficile, pericoloso, perché i diversanti riuscivano ad entrarci. Quindi sono rimasti a dormire nel corridoio per terra, a casa loro. Come è arrivata in Italia? Dal Kiev sono arrivata nell'altra parte dell'Ucraina, era molto difficile entrare nel treno perché facevano passare solo le mamme e i bambini. Hanno comprato i biglietti, anche per questo hanno aspettato 16 ore ad aspettare questo treno. Hanno aspettato e poi sono arrivati dall'altra parte, vicino alla frontiera tra Ucraina. Quando hanno cominciato sempre lì ad accendere le sirene, sono arrivata nella frontiera tra la Slovacchia e sono ho trovato il pullman che portava le persone in Italia. Grazie all'Italia per avermi accolta, grazie alla mia famiglia che mi ha accolto, io qui mi sento al sicuro. Questa settimana abbiamo lavorato per renderlo il meno magazzino possibile, onde evitare ricordi di scantinati, freddo, gelo, bombe, quindi l'abbiamo reso più una boutique, diciamo, con tappeti, gli stendini per gli abiti, tutto suddiviso molto bene. Ogni cartello è sia in italiano per i donatori che vengono e sanno dove mettere gli abiti che vogliono donare e in ucraino, così le nostre amiche quando vengono scelgono. Abbiamo anche un camerino, degli specchi, per cercare di fare un po' di shopping therapy. Stanno qui, chiacchieriamo, mangiamo le caramelle, poi c'è un angolo per i bambini, ci sono tutti gli alimenti che molto generosamente, a partire dal dottor Gianfranco Carli, ci stanno donando. E anche un attimo di convivialità, molte ragazze parlano inglese e quindi riusciamo anche a conversare un pochino.